Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di oggi si ricordano le parole di Gesù che da risorto appare di nuovo a Simon Pietro sulla spiaggia dopo la pesca miracolosa. Di nuovo Gesù cucina lui per tutti, chiama, aggiungi i pesci su quello che stava già cuocendo. E dopo tutto questo, dopo questa convivialità, dopo questo miracolo, a Pietro che è ancora muto davanti al Signore perché non sa bene se il suo rinnegamento è stato perdonato, lui è lì da lui, è lì con lui, è lì per lui, gli vuole bene, ma la sua debolezza, la propria debolezza gli sta di fronte, come gli sta di fronte Gesù. Non sa che cosa possa prevalere. Gesù per questo lo chiama in disparte e gli chiede per 3 volte se lo ama. E per 3 volte Pietro dice che lo ama. Per 3 volte aveva rinnegato, per 3 volte Gesù vuole fargli capire che è proprio il perdono specifico per quella cosa, fatto in modo solenne. In modo solenne gli riaffida quello che non gli ha mai tolto: pasci i miei agnelli, occupati delle mie pecore, sii loro il pastore, sii tu la guida. E poi gli preannuncia anche qualche cosa che lo solleva in qualche modo. Perché il dubbio di non essere stato capace di testimoniare fino al martirio Gesù in quella notte può rimanere dentro l'anima di Pietro e roderlo. Invece Gesù gli dice: quando sarai vecchio, tu sarai condotto dove tu non vuoi, ovvero non secondo la tua volontà, ma sarai posto di fronte alla morte, al martirio, e tu lo affronterai. Così il Vangelo di Giovanni dice: gli viene detto di quale morte sarebbe dovuto morire. Ebbene, questa predizione di Pietro è molto particolare, tutta per lui, senz'altro, ma ci insegna. Le parole di Gesù, in fondo, dicono: quando eri giovane ti vestivi da solo, andavi dove volevi, quando sarai vecchio tutto questo non accadrà più. E poi tenderai le mani, come dire: hai bisogno di aiuto, ma ti condurranno dove tu non vorresti andare, cioè alla morte, e sarà la morte di croce anche per Pietro. Ma lo accetterai. L'insegnamento che è per tutti noi è proprio questo: che ci verrà tolto, ci viene tolto piano piano tutto quello che fonda la nostra autonomia psichica, corporea, mentale, per consegnarla. Anche noi dobbiamo tendere le mani a Cristo, lasciarci prendere attraverso quelli che sono gli strumenti che lui dispone, che siano amici, che siano nemici. Ci condurranno dove noi, il nostro io psichico, non vorrebbe, così come quell'io che aveva prevalso in San Pietro della notte della passione di Gesù, ora non prevale più. Tu andrai, tu obbedirai a ciò che Dio ti mette davanti con la certezza che è tutto secondo il mistero e la gloria di Dio. Per raggiungere questo tipo di fede, che è una fede nell'abbandono, occorre credere che tutto è disposto da Dio, anche quando il male sembra piombarsi addosso, o meglio, quando il male ci piomba addosso. È tutto disposto da Dio. Niente sfugge dalle sue mani. Le cose possono andare in un modo, possono andare in un altro, ma è sempre lui che dispone, perché tutto è sotto il suo controllo. Noi dobbiamo perdere il nostro controllo su noi stessi, sulle cose, per consegnare veramente a lui le cose che sono sue. Noi siamo il suo strumento, che di
che dice consapevolmente: sì, Signore, sia fatta la tua volontà, non la mia, ma la tua volontà. Questo martirio per molti è un martirio della vita, peraltro è un martirio che passa attraverso il sangue, per altri è la persecuzione, per altri è la chiusura in un carcere. Tutto questo è però nelle mani di Dio. A Dio serve la nostra fiducia, la nostra fede, il nostro abbandono, il nostro sì a Lui, senza contare quello che dobbiamo fare, subire o non vogliamo, non dobbiamo subire o fare, perché Dio può fare attraverso di noi molto di più con la nostra arrendevole fiducia nelle sue mani che non con tutte le nostre energie, le nostre forze, fatte così. Anche per il bene, ma liberamente, senza l'unione forte e potente con Lui. L'unione al Sacro Cuore di Gesù, cioè alla Sua volontà. L'unione al Suo patimento, al Suo amore per l'umanità da redimere, è la stessa unione che anche noi potremmo realizzare insieme a Lui per il bene dell'umanità. Dunque, tutto quello che è ben nostro e delle anime, della salvezza delle anime, stiamo parlando di Pietro, passa attraverso l'amore forte e stretto a Gesù con l'identificazione con il suo cuore, con la sua volontà, che è concretamente fatta di fiducia, di abbandono, senza contare sulle nostre povere e umane forze. Dio vi benedica.